One Podcast. Marco Mengoni, nel brano che ha trionfato a Sanremo, parlava del caffè col limone per smaltire l'hangover, elegantemente detti postumi indotti dall'alcol, più comunemente dopo sbronza. Ma oggi alziamo l'asticella. È possibile smaltire una notte da leoni con un'altra notte da leoni? Io sono Francesco Martinelli. Io sono Emilio Silvestri. E questo è Miti da sfatare. Oggi vi raccontiamo perché Non è vero che è possibile curare i postumi della sbornia bevendo altro alcol. Vabbè, questa è una scusa neanche troppo velata, lo diciamo, per continuare a bere all'infinito. Però effettivamente l'ho sentita dire in giro questa storia, soprattutto nel periodo universitario. Quindi è bene sfatare anche questo mito. Sì, devo dire che ha del genio, eh. Sì, certo, come scusa però. Esatto. Sì, però immaginati la scena. È domenica mattina, inizi a svegliarti e cominci a sentirti disorientato, bocca secca, mal di testa, sei devastato, il cranio ti martella. Ti trovi in casa la tigre di Mike Tyson. Esattamente. Sì, certo. E quindi inizia a realizzare che sono gli effetti devastanti di una sbronza colossale. Esatto. Okay. E mentre prometti tra te e te di non bere mai più così tanto, inizi anche a chiederti: sì, ok, sto male, ma c'è un modo sicuro per curare questi postumi? Che vai su Google a cercare immediatamente. Esatto. Beh, se guardassi una qualsiasi commedia americana demenziale, penseresti sicuramente di sì. Certo che si può fare, cioè qualche modo, per bevendo altro alcol magari. Tra i ragazzi, infatti, soprattutto nei college americani, si è diffuso il metodo chiamato Hair of the Dog, ovvero il pelo del cane, che consiste nel bere altro alcol. Lo so, state pensando che una cosa del genere sia senza senso. E infatti lo è. A questo punto a me sorge però una curiosità, cioè perché Hair of the Dog? Cioè perché il pelo del cane? È una storia bellissima. Infatti pare che le origini di questo bizzarro nome risalgano al drammaturgo greco Aristofane, che in una poesia a lui erroneamente attribuita, tra l'altro, è un falso mito anche questo. Esatto, ma no, lasciamo stare proprio. Si sarebbe riferito a un vecchio metodo di trattamento della rabbia, ovvero quello di prendere il pelo del cane responsabile del morso e posizionarlo direttamente sulla ferita, in base alla credenza di origine popolare che una malattia potesse essere curata da ciò che l'aveva provocata. Ma non funziona neanche questo. No, cioè se vi morde un cane andate dal medico, non metteteci i peli sopra che è peggio. Che poi è il nostro chiodo scacciachiodo, semplicemente. Sì, esattamente. Tradotto in due parole. Quindi possiamo però sfatare il mito secondo il quale per riprendersi da una sbornia bisogna bere alcol? Decisamente sì. La maggior parte dei medici infatti concorda sul fatto che bere altro alcol dopo una notte di bevute sia veramente una pessima idea. Il dottor Charles Cutler, infatti presidente del consiglio di amministrazione dell'American College of Physicians, ha chiaramente e giustamente detto alla rivista Health che la cosa peggiore da fare dopo essersi ubriacati è bere un altro drink, perché questo non farà altro che prolungare la sensazione di malessere e soprattutto i danni all'organismo che ne derivano. E noi ci chiediamo, come al solito e come in ogni puntata, qual è l'origine del mito, cioè da dove deriva questa storia? Allora, forse può derivare dal fatto che storicamente le abbiamo provate tutte per provare a resettare il nostro corpo dopo una nottata difficile, movimentata, diciamo. Un po' perché quel mal di testa e quei dolori articolari sono molto fastidiosi, e un po' perché più andiamo avanti con l'età e più le conseguenze di quello che abbiamo fatto la sera prima si fanno sentire, che si stia parlando di mangiare o di bere, quindi magari rinneghiamo un po' questa cosa, diciamo devo riprendermi alla svelta come quando avevo 18 anni. Dico storicamente perché addirittura Plinio il Vecchio, quindi 2000 anni fa, nel suo Naturalis Historia, per combattere i postumi dell'alcol, suggeriva addirittura di mangiare un paio di uova crude di gufo. Oddio, forse un po' complicate da trovare, non lo so, in centro a Milano per qualcuno che si sbronza una sera. Però parliamo di 2000 anni fa. Ah, ok, allora. E quindi, forse... vabbè. Mi immagino tipo la pozione magica con occhi di drago, bava di lumaca, ali di pipistrello per scongiurare le bevute della sera prima. 2000 anni dopo, però, Marco Mengoni vince Sanremo con il brano Due vite, in cui suggerisce il trucco del caffè col limone contro l'hangover. Ma a quel punto io preferisco quasi le uova di gufo, però, perché veramente, sì, forse, effettivamente. Una roba imbevibile. C'è però qualcos'altro nel mezzo, cioè in realtà più vicino ai giorni nostri che all'impero romano. Negli anni 20 del secolo scorso, esattamente 100 anni fa, un giovane barman che lavorava al New York Bar di Parigi e che si chiamava Fernand Petiot inventò un cocktail a base di vodka e succo di pomodoro, il, direi celeberrimo, Bloody Mary.
Il New York Bar era molto in voga tra le star americane e tra i presidenti degli Stati Uniti che visitavano Parigi, e la leggenda vuole proprio che questa incredibile affluenza VIP di un certo livello abbia contribuito alla diffusione del Bloody Mary negli Stati Uniti e che col tempo si guadagnò anche la fama di cocktail del giorno dopo o di, come abbiamo detto prima, Hair of the Dog, chiodo scaccia chiodo, insomma quello che ti permette di curare i postumi degli effetti dell'alcol. Prima di andare avanti però facciamo un piccolissimo appunto dicendo che ci sono state poi rivendicazioni sull'invenzione del Bloody Mary da parte di altri baristi in giro per il mondo, ma sapete che a noi piacciono le storie più romantiche e che poi quello che ci interessa è che sia diventato famoso per essere un cocktail, tra virgolette, salutare. Perché salutare? Beh, l'idea che c'era alla base era che la parte vegetale, quindi il pomodoro, calmasse lo stomaco, cioè secondo me l'idea era tipo alla fine sto mangiando verdura, mi pulisco, certo, la coscienza, certo. E poi che il sale ricostituisse gli elettroliti persi e che la vodka, quindi l'alcol, alleviasse i dolori alla testa e al corpo, quindi teoricamente la combinazione perfetta, tanto che questa reputazione di bevanda ricostituente di Elisir ha contribuito moltissimo a lanciare la popolarità del Bloody Mary e la sua consumazione al mattino e nel primo pomeriggio, soprattutto durante i brunch. Ma anche per quello che abbiamo visto prima con Amy, possiamo dire che una strategia del genere sì potrebbe, in linea teorica, ridurre i sintomi nell'immediato, ma la verità è che aggrava la situazione generale. Quindi possiamo dire una volta per tutte che non è vero che è possibile curare i postumi della sbornia bevendo altro alcol. Ecco, piuttosto bevete acqua e riposatevi. Noi torniamo domani con un altro mito da sfatare. Miti da sfatare è un podcast scritto da Emilio Silvestri e Francesco Martinelli, curato da Marco Maisano. Ripresa e montaggio Paolo Invernizzi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.